un argomento semplice, così usiamo le meningi, ed è un argomento essenziale. Perché? Una dimostrazione abbiamo fatto, che avete visto qualche numero, sì, il 2 dell'esponente, dopodiché avete visto solo il 2 sotto la radice, ma se no avete visto solo lettere. Io mi sono scritto a matematica perché mi piacevano i numeri. Alla fine del primo anno ho detto, mazza, 15 numeri che ho visto sono stati 15. E il motivo si capisce bene, perché se io uso le lettere, una certa affermazione la riesco a fare non per un numero in particolare, ma per tutta una categoria di numeri, per esempio. È chiaro? Chi ha introdotto la lettera in matematica? Il concetto di incognita, chi l'ha introdotto? Gli italiani nel 1500. La chiamavano cosa? La x. Avete una equazione con la x. All'inizio la x si chiamava cosa? È un'incognita che devo trovare. Discorso lo riprenderemo. Quindi in matematica abbiamo un enorme bisogno di lettere simili, quindi non ci basta l'alfabeto latino, ancorché lo possiamo fare la versione. Quante lettere c'ha l'alfabeto latino? 21. Nella versione inglese ce n'ha 26, ma sono sempre troppo poche. In particolare in matematica si saccheggia abbondantemente l'alfabeto greco, che però non possiamo saccheggiare completamente perché ci sono delle sovrapposizioni con l'alfabeto latino. Quindi adesso andiamo a scrivere l'alfabeto greco maiuscolo e minuscolo, andiamo a vedere ogni lettera come si legge, così andiamo a individuare quei 15-20 simboli che possiamo usare in matematica.
Ok, l'ho controllato pure, quindi sono 24 lettere e sono le seguenti: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi o mu, ni o nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, chi, psi, omega. Allora, torniamo avanti e discutiamo, torniamo indietro e discutiamole. Le discuto anche per creare quel minimo di struttura per farvele ricordare. Allora, alfa è la nostra A, quindi al maiuscolo non si usa, possiamo salvare il minuscolo alfa. L'etimologia, la derivazione viene da una lettera fenicia che erano le corna del toro, era girato di così, erano le corna del toro, dalle corna del toro si sta girata in verticale. Beta è la nostra B e quindi anche qui possiamo usarla solo al minuscolo. Gamma è la nostra G, possiamo usarla sia al maiuscolo che al minuscolo, nella G culturale. G. Delta è la nostra D e possiamo usarla sia al maiuscolo che al minuscolo. Allora, per quanto riguarda la E, i greci ne avevano due che corrispondono alla nostra E aperta e chiusa, non mi chiedete quale perché mi confondo sempre. Abbiamo epsilon ed eta. Ora la epsilon la useremo spessissimo, la eta la useremo meno spesso. In ambedue i casi non possiamo usare il maiuscolo perché nel caso della epsilon coincide con la nostra E, nel caso della eta coincide con la nostra H. Zeta è la nostra Z, che però possiamo usare solo al minuscolo, perché al maiuscolo ha coincide con la Z. Il problema qual è? Che anche al minuscolo non possiamo chiamare Z questa e quella che normalmente facciamo noi. Quella che facciamo noi normalmente la disegniamo così, no? Oppure, che ne so, in un tempo si faceva anche in quest'altro modo. Gli americani spesso la fanno così, o la facciamo noi, però in greco si fa così. Allora come si fa? In matematica si usa o non si usa? Si usa, però si chiama zeta. Cioè quando facciamo dall'alfabeto latino si chiama zeta, quando prendiamo questa in matematica la chiamiamo zeta invece che zeta. Poi eta è l'altra E, Theta è il TH inglese. Non abbiamo, noi siamo un popolo che non riesce a pronunciare la TH,
non siamo l'unico, e quindi per noi la chiamiamo T, ma non è T, è T. Volete la dimostrazione? C'è un nome greco, il nome greco che è diventato in italiano Tommaso. Come si dice in inglese? Thomas, con la TH. E come si dice in russo? Fama. Perché Fama? Fa male. Perché la TH, anche loro non sanno pronunciare la TH, però la TH assomiglia a due lettere, alla T e alla F. Allora, Toma è diventato Foma. Poi in russo c'è una legge per cui la O non accettata si legge A, quindi Foma. Teodoro. Fiodor. Fiodor. Tutti i nomi greci ci sono in russo, molto spesso anche in inglese, molto spesso anche in italiano. Quindi là potete verificare questo, che non è una teoria ma è reale. Iota è la nostra I, però noi la useremo, cioè beh, non si usa perché l'unica differenza è che non c'è il puntino. L'unico sfizio che vi potete togliere con la iota è che se fate a un amico ci scrivete così, gli state dicendo idiota, se non c'è qualcosa. Però se avanti il classico non glielo fate. K, l'ho scritta con la stessa K in italiano, è la nostra K, è la nostra K. L'italiano ha le sue difficoltà. Una delle massime difficoltà per i non italiani nel pronunciare l'italiano sono la C e la G. Hanno difficoltà a pronunciare. Oltretutto non capiscono perché con la H in mezzo diventino C e G. Non la capiranno mai. Ho visto in Russia una marca di caffè che pretendeva di... non era italiano chiaramente, che voleva richiamare il nome Dolce Vita, però era scritto Dolce Vita con la C, che loro CH in inglese C, Cherry. K si può usare benissimo perché è un simbolo diverso, vabbè c'è anche in alfabeto almeno nella versione inglese. Lambda, la nostra L, mi raccomando fatemi la lambda così e non al contrario, eh? Non ci riesco neanche a scrivere, mi dà fastidio. Quindi sono rimasto indietro questo teta sui libri lo trovate scritto in due modi, o così al minuscolo. Quando scrivete in corsivo voi probabilmente scriverete così. Possiamo usare questo. Vabbè, questi li segno, però la K in realtà c'è anche la forma della linea. Questo e questo lo possiamo usare, sono la nostra M e N, e si chiamano Mi e Ni, oppure Mu e Nu. Cercate di non dire Mi e dopo 3 secondi di dire Nu, oppure di non dire Mu e Ni, cioè un minimo di coerenza, di non contraddizione. Sono ammesse ambedue le pronunce, però questa è la nostra X. Infatti, per farvi un ricordare ho messo la X qua, sì, si pronuncia come la X italiana, quindi ha un simbolo completamente diverso e si scrive così e si può usare ovviamente al maiuscolo è poco usata, al minuscolo è usatissima. La Omicron è uguale alla O, anche di O ce ne stanno due. C'è la Omicron e la Omega, che letteralmente significano o piccola o grande. Micro e mega, sapete benissimo, significa piccola e grande. Anche lì sono una è la O aperta e un'altra è la O chiusa. Anche qui non mi chiedete quale delle due sia. Anche qui sono ammesse due pronunce, Omicron ed Omega. Ma
cioè o dite omicron ed omega o dite omicron ed omega, cioè minimo di coerenza per questo. Pi greco si usa moltissimo in matematica, sia al maiuscolo che al minuscolo. Al minuscolo è un numero. Qualche numero è? Ecco, qua vi aspettavo, non è 3,2. Pi greco non è neanche un numero razionale, quindi come fa a essere 3,14? È circa 3,14. Comunque è un numero talmente importante che pensate che per questo numero hanno sacrificato un'intera. Altrimenti, per farvi capire che pi greco non è 3,14, posso usare 3,14 quando sto all'elementare e voglio fare un calcolo. O alle medie voglio fare un calcolo. Probabilmente per certi calcoli anche adesso posso usare 3,14. Ma secondo voi, che senso aveva sprecare un'intera lettera invece di scrivere 3,14 solo per abbreviare? Ma erano così scemi. Con la fame di simboli che ci sta in matematica, sprecare una lettera, quella è pi greco perché è pi greco. Se io volessi scrivere tutte le cifre di pi greco, ci sta il record mondiale di cifre di pi greco, non so a quanti milioni di cifre sono arrivate. Però allora sì, è un'abbreviazione, perché invece di scrivere milioni di cifre scrivo pi greco. Non è 3,14, non è 3,1416, non è 3,1415926,54. Potete dare approssimazione alla seconda, alla quarta, alla settima, decima, decimale, ma non sarà mai pi greco. Invece questa è la R, Rho, che si può usare solo al minuscolo. Questa era la P, questa è Rho. Perché? Perché a maiuscolo coincide la nostra P. Poi abbiamo la S, che è la sigma. La sigma si usa per il simbolo di sommatorio e questa si usa per il simbolo di produttorio. A minuscolo si usa come simbolo generico. La sigma finale in genere non si usa, però per farvi capire che è quella che poi ha determinato la nostra S, no? Perché la nostra S viene da qua. Prendete la sigma finale, allungate questa specie di sediglia e diventa una S. Tau è la nostra T, Ypsilon è la U francese, non è la U italiana. Infatti come simbolo, diciamo, al maiuscolo è la Y, al minuscolo è la U. I greci per pronunciare U avevano O U, O Y si pronunciava U. Fi è la nostra F. Più anticamente la F era fatta col D gamma, cioè come la F, quindi la nostra F deriva dal D gamma. Ok? Allora io vivo a Formia, ormao, questo D gamma in molte parole greche è caduto. Ormao in greco significa ormeggiare, donde il latino e anche l'italiano ormeggiare. Formao significa porto. Formia significa porto. Quindi la presenza diciamo, nella parola Formia del di gamma, della F che non è stata tolta, significa che è un porto che addirittura risalente alla Grecia antica, quindi è più antico sicuramente di lui come origine. Però in greco si faceva così, fi. Questa è la chi, la k aspirata, si usa solo al minuscolo perché al maiuscolo coincide con la X. Chi? K. La Mihagna ha fatto 7 cagnolini tutte e 7 senza coda. I toscani ce l'hanno, in italiano non ci sta. K è una lettera importante in greco. Christos, per chi è religioso, almeno per chi è cristiano, perché ci sono tante religioni, questa è la lettera di Cristo. Psi, questa è perfetta per i simboli matematici, perché è esattamente PS, è una lettera che hanno sbagliato, nel senso che bastava scrivere PS, però l'hanno voluto abbreviare, hanno fatto Psi e ci torna utile a noi per fare dei simboli matematici, abbiamo una lettera in più. E poi appunto c'è Omega, quindi
Se voi trovate scritto questo, dove state e perché? Allora, la prossima volta che andate in chiesa, se ci andate, cercate sotto l'altare, perché probabilmente ci sta scritta una scritta del genere. Cioè, guardate con attenzione. E che significherà? Almeno, per i, ripeto, per i cristiani, quindi non è che non sto pretendendo che siano tutti cristiani. Christos è Alfa e Omega, cioè l'inizio e la fine. Quando trovi una scritta del genere in una chiesa significa questo, insomma, non è che significa altro. Lo dico semplicemente perché nella chiesa in cui andavo da piccolo ci stavo. Quindi vedevo sta cosa, poi sono arrivato al liceo, capito? Oh, quindi andiamo a fare i conti. Abbiamo sicuramente 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quasi tutte le lettere minuscole si possono usare, solo la iota, l'omicron e la epsilon no. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quasi una metà delle lettere maiuscole. Allora, 11 più, insomma, una trentina di simboli, se vogliamo togliere le due K, sono giusto 30 simboli, rispetto in più se avessimo solo l'alfabeto latino. Se abbiamo solo l'alfabeto latino, abbiamo... Vabbè, la K ce l'avevamo, le altre. Quindi, praticamente, abbiamo un sacco di simboli che possiamo tranquillamente usare per fare matematica, ok? Oh, la cosa, dico l'ultimo fatto che adesso ha meno importanza, forse 10 anni fa c'era più memoria di questa cosa. Vi è mai capitato di vedere una maglietta con scritto così? Sì. Un tempo si usava, ma adesso non... degli astronauti. L'avete visto sui caschi degli astronauti, ma vecchi però, non di nuovo. E perché? Che significa? Allora, questa qua era SSSR, perché il russo ha l'alfabeto che ricorda molto quello greco, soltanto che la S si fa con la C, ok? Almeno la maiuscola, ok? E quindi quello non era CCCP ma era SSS, che la S anche allora era venuta fuori da qua, però invece di allungare la, questa l'avevano tolto, questa, quindi era diventata la C, diciamo come grafia, invece la C si fa in alto. E significava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Generazioni di, diciamo, quando ero ragazzo io c'erano da sia le parrocchie, ma c'erano anche i centri, diciamo, per giovani che erano ispirati dai comunisti. Generazioni di ragazzi hanno giocato con la maglietta CCCP senza sapere che si leggesse SSS, neanche all'epoca era una conoscenza diffusa. Vabbè, allora, queste, ci ho messo appunto queste poche cose in più di carattere, diciamo, come notizie sciolte, non per perdere tempo, ma semplicemente per fare in modo che ve li ricordiate. A me interessa esclusivamente per quanto riguarda la matematica, però per favore non cominciate a dirmi sì al posto di fi oppure un minimo. Ve l'ho fatto apposta perché non mi confondiate il tutto, ok? Ok, allora abbiamo 12 minuti più i 3 minuti finali, cancelliamo qua.
Allora, per quanto riguarda le fallaci, chi voglia approfondire l'argomento delle fallacie logiche può andare su molti manuali di logica, poi magari mi chiede, gli do qualche riferimento più preciso. C'è un capitolo intero dedicato a questa cosa, quindi però non ho il tempo di farlo, quindi non mi metto a farlo. Voglio solo, ce ne sono tante di fallaci logiche, per esempio una si chiama straw man, cioè nel senso lui ha presentato un discorso complesso, allora io per distruggerlo faccio un uomo di paglia, cioè prendo soltanto un pezzo che lui non ha manco detto, oppure se ha detto è soltanto una cosa accessoria, isolo solo quella cosa lì e distruggo solo quel pezzo dell'argomento che non è assolutamente rilevante, oppure che è una cosa diversa da quello che lui ha detto. Quindi sto, diciamo, uccidendo non il mio oppositore, diciamo, dal punto di vista dialettico, ma un fattoccio, ciò si chiama strong. Oppure mi interessa, diciamo, sottolinearne un paio, perché mi si interessa sottolinearne ancora un paio, perché queste, ecco, sono di una certa importanza. Una, perché la usate troppo spesso voi. Allora, vediamo un po' questa cosa. Ah no, professore, mi deve assolutamente dare 18 o dare l'esame, perché se no, sa, non riesco a... perdo la borsa di studio, i miei genitori mi tolgono dall'università, devo andare a zappare la terza, argomenti di questo genere. A parte che al Politecnico di Milano c'è una famosa sigla BRA, per indicare gli studenti che dedicano troppo poco tempo allo studio, che era braccia rubate all'agricoltura. E perché c'è una città vicino a Milano, se non andava bene. Però diciamo, mo, al di là dei scherzi, questo come si chiama? Questo qui pure c'è un nome latino, si chiama argumentum ad misericordia. Si capisce il senso, no? E non è un argomento tipologico, cioè, per carità, in questo caso stiamo facendo appello al discorso emotivo. Nessuno ha un pezzo di pietra al posto del cuore, però entro certi limiti, cioè ci sono cose sulle quali, ve l'ho dette quali sono le cose, in particolare. Se uno non mi sa le definizioni, non si parte proprio. L'altro argomento è pure molto utile da discutere, che è, per esempio, se uno, voi aprite un negozio, si presenta un tizio e dice: sa, lei dovrebbe, noi siamo un'agenzia di vigilanza che opera su questa zona e lascio il depliant, sa, consideri molto attentamente la nostra proposta, sa, perché questa è una zona piena di furti e cose eccetera, e noi, i nostri clienti, diciamo, possiamo garantire che, diciamo, la sicurezza, insomma, fa un discorso di questo, io ho fatto un po' sfumato, ma che sostanzialmente che vi sta facendo? Come si chiama questo? Pubblicità. Questo si chiama minaccia. Chiaro? Se comincia a dire, sa, l'altro negozio gli hanno messo la bomba, un po' più chiaro che si chiama minaccia. Questo qua si chiama argumentum ad baculum. Baculum in latino significa bastone. Quindi chi porta il bastone più grosso ha vinto. E se pensate che questo argomento sia fuori moda, alla prossima crisi, quando vedete che si muovono le navi vicino a un teatro di guerra, capite bene che questo argomento è tuttora molto in voga, no? Perché sennò non si spiega che vicino a una zona di crisi ci stanno subito 4-5 navi di una nazione, 3 navi di un'altra nazione, chiaro? Oppure quella là ha messo i missili antiaerei e quell'altra. Quindi si chiama argumentum ad baculum ed è importante da saperlo, in modo tale da saperlo riconoscere.
ultimo argomento, un'ultima cosa ve la dico, vediamo se c'è il tempo. Il falso dilemma: se io ti metto a scelta tra due opzioni e allora vi posso fare un esempio concreto di questa cosa. Allora, nel 2014 mio figlio aveva 9 anni e mezzo, era al matrimonio di mia sorella, ci portano un bel piatto di ravioli molto buono, ravioli con la zucca. Lui già aveva mangiato qualcosa, qualche altro prima, non li voleva assolutamente. Ma mangia, sono buoni. No. Metà. No. Facciamo così. Se tu te ne mangi uno, per ognuno dei miei che te ne mangi, io me ne mangio due di più. Ce l'ha fatto. Se tu te ne mangi uno dei miei, io me ne mangio due dei tuoi. Cioè, sempre metà, è chiaro? Nonostante avesse 9 anni e mezzo, ce l'ha fatto. Gli è sembrato diverso. Allora, questa è una cosa, sempre da genitori imparerete a usarla spessissimo. O fai questo o fai questo. Allora, quello subito sceglie il nipote, quella più conveniente. In realtà che è quella che voi volete, l'altra ce l'avete messa solo per fare figli. State attenti, perché lo stesso argomento si usa. Allora, qua c'è un paio di scarpe. Un paio di scarpe, 50 euro. Qua un paio di scarpe che sembrano quasi uguali, un poco, 120 euro. E sono quasi praticamente della stessa qualità. Allora voi vi fiondate subito su questi 50 euro. È un affarone. In realtà poi andate in un altro negozio, le stesse scarpe trovate a 45. Cioè questo qua sta messo apposta per farvi comprare queste, per farvi sembrare queste come lì. Esiste questa tacca, si fa. Chiaro. Questo si chiama falso dilemma. In realtà qualcuno dice che questa sia la tecnica con cui si governa il mondo. Cioè, vabbè, io non so bravo. Qui sta il cittadino in una dialettica hegeliana. Qual è la dialettica hegeliana? Tesi? Antitesi? Sintesi. Allora, qua lo mettete tra la tesi e l'antitesi. No, peccato che la tesi e l'antitesi, quindi lui la sintesi dove la farà? Qua in mezzo. Se lui accetta lo schema, il falso dilemma, F1 ed F2, lui farà la sintesi qua in mezzo. F1 sta per false 1 e false 2, o fesseria numero 1 e fesseria numero 2. La verità sta completamente dall'altra parte, intanto ha fatto scelta. È chiaro? Facciamo un esempio, ma non voglio entrare in politica, questo non mi interessa niente. Però per esempio, se io voglio evitare che si tocchino certe cose sulle pensioni, allora metto a dire, se vogliamo riformare, allora ci sta quello che dice che si può riformare la Fornero di 2 anni in meno, quell'altro che dice no, non si deve assolutamente, tu muovi là in mezzo e magari la soluzione poteva essere completamente un'altra cosa. Però magari, con questo non voglio dire che
questo caso sia fatto a scopo negativo, può essere pure che l'altra cosa costa talmente troppo che è una verità solo che nel senso che possa essere percorribile ma che poi abbia conseguenze peggiori. Quindi questo si fa per controllare il popolo, ok? Cioè nel senso che qualcuno dice che questa tecnica sia stata risalga addirittura ai faraonidi e sia stata inventata 3500 anni fa. Quindi da allora come si governa il mondo? Dando due opzioni. Allora la gente in genere sceglie la meno peggio delle due, si mettono anche su, a volte si fanno pure le fazioni, ok? Mentre invece la verità sta completamente dall'altra parte. Quindi come vedete non sono cose avulse dalla realtà, ma sono cose che le applicazioni della realtà le trovano spesso e volentieri. Ok.